buonasera da Cassandrino Luigi Titolo, voglio... almeno quella dell'altra volta sembrava il liquido del radiatore, questo invece sembra un'altra cosa, meglio che non lo vedo a terra, non lo bevo più. Allora mi hanno portato questo 40 pollici Philips Vestel, questo qua praticamente è compatibile, pure il mio telecomando, questo ne vendo 10 per 15 euro di questi telecomandi, sono telecomandi della Formenti. Telecomandi che praticamente sono compatibili con tutta la gamma Vestel, Philips e compagnia cantante. Sono molto molto diffusi i televisori dove è compatibile questo telecomando. Infatti ho acceso il televisore e il televisore si vede, tra poco dovrebbe uscire qualcosa, radio yo-yo, ecco qua, si vede e non si sente. Alzo il volume, il televisore non si sente. Allora, quando si verifica questa situazione, cioè che il televisore si vede e non si sente, chiaramente le cause possono essere tante. Possono essere gli altoparlanti, che si sono rotti, bruciati e non si sente più. Può essere il finale audio o qualsiasi altro guasto sullo stadio finale audio che non va. Potrebbe essere l'alimentazione che non alimenta lo stadio finale audio. E casi peggiori potrebbe essere il demodulatore audio, c'è qualcosa sul processore, tipo quando hai muting per guasti sulla memoria, cose del genere. Là poi si va un po' su complicato, che diventa molto molto più complesso trovare il difetto. Boh, io come faccio per abbreviare la cosa? Per vedere almeno se il processore, modulatore audio funziona, la preamplificazione in un certo senso funziona, che cosa faccio? Ho questo vecchio televisore CRT marcato Phoenix, sempre Formenti, sta roba qua. Metto la presa SCART, questo è un cavo inserito nella SCART che ci fa quella luce lampeggiante là sopra? Di chi che ci fa? Il problema, sapete qual è? Che ho dimenticato sempre il televisore acceso, ogni po' puntualmente. Il giorno dopo trovo il televisore acceso e praticamente allora ho deciso di mettere un segnale che mi avvisasse che il televisore è in corrente, quindi l'ho collegato all'alimentazione, mi indica il televisore, pure se non si vede niente, è acceso o perlomeno è sotto tensione. Allora vado ad inserire, me lo cazzo già fa con una mano fotte cose, la SCART nella SCART, ecco qua, a posto. Boh, con il mio telecomando, chissà qua, non so se è originale cinese o no, ma penso che, boh, non lo so, 36 case Formenti, accendo il televisore, ecco qua, l'ho acceso, quindi è compatibile sia con il Phoenix qua che con il Philips qua sotto. Acceso il televisore, metto in AV, audio video, e vedo, sento che l'audio ci sta. Qualcuno ha rubato la mia merenda. L'affarino nota delle impronte. Guarda, caramella, vicino allo zaino di Tobia ci sono delle impronte. Abbassa il volume. Le tracce portano i due fratellini davanti ad un cespuglio poco distante. Tagliati, siccome scarto il volume non si abbassa. Comunque almeno so che il preamplificatore funziona. Spegniamo un attimo. Questa prova si può fare sia con il video che con l'audio, cioè quando voi inserite un cavo SCART tra il televisore guasto che ha qualche problema, avete qualche dubbio, un altro televisore, l'altro televisore, in questo caso questo vecchio CRT della Formenti, Phoenix, e il televisore difettoso, si è collegato tramite SCART, potete poi dopo mettere il televisore buono, tra virgolette, in AV, in audio video. Quindi va a rilevare il segnale in ingresso, che sarebbe l'uscita del televisore che avete sotto tensione. Quindi nel caso che facciamo riposo, che il pannello è rotto, cioè che ha un problema all'articolo al pannello, voi giustamente avete pure i dubbi, ma chi mi dice che non è la scheda madre che poi è proprio il pannello? E allora mettendo SCART, mettete il televisore in AV, quindi voi vedete l'immagine del televisore buona, tra virgolette, automaticamente si avete la conferma che praticamente la scheda madre sta funzionando regolarmente del pannello o l'articolo. Poi chiaramente sono casi estremi in cui magari non viene alimentata o magari nell'interfaccia o qualche altra cosa, però almeno al 99% sapete che la scheda madre sta funzionando. Allora, le bande nere che vedete, cioè questi bande nere qua, ora vi metto un'altra volta il televisore. Nel giardino reale i tre amici trovano alcuni abitanti in attesa di entrare. C'è una volpe che porta un grosso grappolo di uva, una gallina con una cesta di uova d'oro, un riccio con una spazzola enorme. Spengo di nuovo. Le barre nere che vedete non è un problema di sincronismo, è un problema di conflitto tra la scansione verticale
del televisore, CRT e la frequenza di ripresa del telefono. Quindi le bande nere voi le vedete, ma io qua non le vedo, perché praticamente non vengono riprodotte dal tubo catodico, si vedono solo nella ripresa. Allora, con questo schema veloce mi spiego un poco meglio. Chi stai giocando, Lilli? Allora, praticamente noi abbiamo il televisore dove abbiamo il dubbio, collegando il televisore con un cavo SCART-SCART, cioè SCART TV dove abbiamo il dubbio, punto interrogativo, e SCART televisore tra virgolette buono, accendendo il televisore, mettendo il televisore in avvio, arriva il segnale che arriva alla SCART, in uscita alla SCART del televisore dove abbiamo il dubbio. Quindi se abbiamo l'audio, come in questo caso, sappiamo che almeno la preamplificazione funziona, quindi nessun problema al processore, nessun problema alla memoria, nessun problema a tutta la demodulatore audio e conveniente andata. Quindi dobbiamo andare direttamente sullo stadio finale audio. Stesso discorso per il video. Se non ho l'immagine, come è successo, non ho fatto il video, l'altro giorno mi è arrivato un televisore con un'immagine scura, cioè non si vedeva niente. Avevo il dubbio della scheda madre, ho collegato il televisore dove non si vedeva niente, al televisore buono, messo in AV e si vedeva l'immagine, quindi ho avuto la conferma del pannello difettoso. Ripeto, sono pure casi estremi in cui magari può essere qualcosa di alimentazione sul pannello, altre cose, però chiaramente almeno è una prova preliminare che ci dà qualche conferma. Vabbè, allora apriamo il televisore, vediamo un attimino la situazione. Allora, un'altra prova che posso fare, e questa qua è una cosa per chi è del mestiere scontato, però chiaramente chi non lo sa potrebbe essere una soluzione senza chiamare il tecnico. Cioè prendere una qualsiasi cassa amplificata, in questo caso ho preso questa sorta di bar sound, questa qua piccolina, c'è nel negozio di Beckes, costa 15-16 euro, questa qua ha una batteria ricaricabile incorporata, altrimenti si può usare anche qualche cassa per computer alimentandola in USB, magari sfruttando lo stesso USB del televisore. Allora, andare ad inserire nell'uscita cuffia la cassa amplificata. Capito, oggi è il tuo compleanno, vado a farti un regalo, torno subito. E in questo caso, a differenza del cavo SCART che abbiamo provato, funziona pure il volume. Quindi se non vogliamo andare a smanettare, cambiare finale audio, insomma, a capire, a perdere tempo sulla scheda madre, possiamo pure raggirare il problema tramite questa soluzione, cioè installare questa piccola bar sound in uscita della cuffia, alimentarla in USB, quindi quando si spegne il televisore vengono almeno i 5 volt dall'USB, quindi si spegne pure la cassa, e niente, installare solo la, con 15-16 euro si risolve il problema. Però io, che è successo, che è la discoteca ambulante, però in questo caso devo di aprire il televisore e andare a fare prima un'indagine sulla scheda madre per vedere un attimino la situazione, se conviene andare a sostituire il finale audio, vedere un po' il problema, oppure proporre al cliente appunto di installare questa piccola barruzza. Ecco qua, questo qua è l'interno del nostro bel Philips Vessel 40 pollici, questa qua è la scheda madre dove abbiamo anche lo stadio finale audio, e chi lo ha è l'alimentatore. Dove sta lo stadio finale audio? Eccolo qua, vedete? Lato inferiore dove stava il connettorino che portava agli altoparlanti, questo qua è il finale audio che fa anche da preamplificatore audio, una sorta di processore che fa tutto da solo, due condensatori di filtro, abbiamo le varie bobinazze prima dell'uscita del connettore agli altoparlanti. Ma chiaramente, però, prima di andare a testare se è alimentato, se è bruciato, che sta che là, io direi di fare la cosa più credibile e più ovvia, cioè di andare a testare gli altoparlanti, cioè se gli altoparlanti sono buoni oppure no, che nel momento in cui gli altoparlanti sono bruciati è inutile poi andare a perdere tempo sul finale audio. Guardate che schifo gli altoparlanti ci stanno dentro questo televisore, sembra che manca il magnete. Allora non mi sa sto magnete all'interno, boh. Per questo i televisori a schermo piazza si sentono sempre una schifezza, che praticamente non hanno spazio per posizionare dei buoni altoparlanti, mentre invece con il CRT la cassa che era grande faceva anche della armonica, quindi gli altoparlanti, bella soddisfazione. Però purtroppo questi qua schermo piatto fanno tutto quanto un po' pena, come si sentono, a meno che non c'è qualche marca più buona, vabbè. Comunque andiamo a testare gli altoparlanti. Allora andiamo a provare il primo altoparlante, destra ad indice, ohm per 1. Questo quanto è stato parlante? 10 watt,
Ok, 6 ohm. Vediamo un attimino. La prima cosa, incrociamo i puntali, a posto. Niente. Zero. Questo qua è interrotto. Qui bruciato. Infatti, quando mettete ohm per uno sentirete anche un piccolo rumore, perché siccome c'è una tensione di circa 3 volte qua i puntali, sentirete anche fare trac 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 quando mettete i puntali. Qua non ti sente né rumore né mi dà l'impedenza, la resistenza dell'altoparlante. Vabbè, andiamo sull'altro. Ecco qua, questo è il secondo altoparlante. Fortunatamente pure questo è rotto. Dico fortunatamente perché nel momento in cui dovevo andare là sopra a sostituire il finale con il saldatore ad aria, visto che è proprio vicino alla scarta, si poteva pure rovinare la scheda. Comunque, facciamo prima sostituire gli altoparlanti, tutte e due. Boh, la domanda è: dove riprendi gli altoparlanti così sottili? Che questo volesse sapere pure io. Comunque, io scherzo, conservo sempre tutto proprio per questi casi qua, perché quando serve qualcosa. Ecco qua, tolto le viti, quando fa schifo a mano mia in date le gambe. Ci sta qualcosa che mi fa concorrenza, però, altoparlante. Cioè, praticamente se non esiste proprio più. Però non ho capito ancora il magnete dove sta qua. Boh. Vediamo quest'altro. Questo è peggio ancora. Questo pure non è bobinato, spaccato, un racetato, che cazzo. Magnete, secondo me, all'interno tra la bobina mobile e il retro, la bu. Certo, l'altro parlante che fa proprio schifo sotto tutti i punti di vista. Io ho preso qualcosa alla web che potrei mettere, non di recupero. Ce l'ho posizionato in questi scatolilli, però il problema è che non so se poi c'ho lo spazio tra lo schienale, ma penso di no, altrimenti non avrebbero usato quelli là. Arabim, arabim. Ecco qua. Questo è un altoparlante, quando sono chiesto 10 watt 8 ohm, i suoi erano stanno, fammi vedere poca situazione qua, 10 watt, devo buttare manco cazzo, dimmi il lato là, dove sta la parte, qua, ah sì, 8R, quindi 8 ohm 10 watt, 8 ohm 10 watt, però il problema è che cadono cacchi i magneti, sicuramente l'audio sarà molto migliore qua, però il problema è lo spazio, ci capa, non ci capa, e chi cacchio sa, lo vediamo. Però io qua vedo che quando chiudo il televisore c'ho abbastanza spazio dietro qua, non so se notate anche voi, anche chiudendo lo schienale qua ho parecchio spazio, quindi teoricamente non dovrebbero esserci dei problemi. Voglio, proviamo. Fortunatamente dietro qua ho una bella griglia bucata, quindi potrei anche sistemare l'altoparlante qua. Oh, terribile aia. Anche il magnete qua che dire fermo l'altoparlante. Quindi posizionandolo in questo punto qua, praticamente riesco pure a chiudere il televisore senza troppi problemi. Ecco qua, in quella posizione, chiaramente dopo lo devo fissare, il televisore chiude a zero, l'altoparlante non va da spessore, è chiaro che poi l'audio non è più convogliato tramite il convogliatore qua, ma esce dalla griglia, comunque è la stessa cosa, praticamente non succede niente, non è un problema. Di qualità sicuramente superiore questo qua degli originali. A posto. Boh, vado a segnare un attimino la posizione, dopo prendo la mia colla K-Fix, che mo non arriva più, devo aspettare un po' di tempo. 3 anni che l'ho presa. Sì. Come se ero butto un schema, razzimmo capace di con i colori, la luminosità, tutti qua. Signor, ci vuole qualcuno che viene a casa, purtroppo io non mi posso muovere dal... Se la porto qua, qua. Sì, portatelo qua, non ci sono problemi. Ah. Vabbè. Perché mi ha sbitacato, mi sono muri. Era un panissimo, portate pure. Portate con quell'altra televisione. Portate pure il muro, tutta la casa. Il muro posto. Sì, tutte le cose. Tu però. Sì, chiamiamo i muratori. Ah, quando si accende poi? Sì.
esce scritto italiano, ma metti italiano, anche italiano, là, e ma fai i numeri, ma fai quello, accendere. Vabbè, poi vediamo, venite qua, vediamo, okay, va bene? Ok, grazie. Prego. Si rompono i pannelli. Insomma, questo digitale terra, questi canali delle risorse di nuova generazione, queste povere persone, sono io che mi ingrippo a volte, figuratevi queste povere persone, questi anziani qua che hanno a che fare con questi televisori, mamma mia. Allora, prima di fissare gli altoparlanti direi di andare a fare le connessioni, saltiamo i fili e poi all'ultimo andiamo a incollare i magneti sul telaio. Questi qua un tempo non si potevano usare, che sui televisori CRT, lì là a tubo catodico, perché andava a magnetizzare il cinescopio, per cui si vedono poi le macchie viola, blu e compagnia cantando. Quindi loro avevano fatto l'altoparlante con schermatura magnetica, cioè un altro magnete contrapposto a quello della bobina mobile dell'altoparlante, e si andava ad annullare il campo magnetico esterno, che annunciano tutto proprio che quel campo magnetico non gli fa né caldo né freddo. Là non ci sta, non per un problema di schermatura magnetica, ma era solo un problema di spazio. Infatti questi sono altoparlanti per impiego TV di nuova generazione. Questi qua li troverete nel mio negozio, li trovate nel mio negozio eBay, come pure questo telecomando qua, pure lo trovate nel mio negozio eBay, costa pochissimo, infatti vendo a lotte di 10, che ce ne sono centinaia, tutti nuovi, non sono usati, non sono di recupero, tutti nuovi, sigillati. Ho fatto uno stock a Milano, ma diversi anni fa. E niente, sono compatibile sia per Vestel, vedete, qua adesso sono andate nelle scarte, volume, come ne andrà, quindi è compatibile, questo è Philips, è compatibile ugualmente, compatibile su Phoenix, quelle cose là, e delle funghe Nordmend, tutta questa roba che fanno in Turchia, più questi qua, Philips. Allora, un'altra cosa che volevo dire, allora, gli altoparlanti pure sono disponibili nei negozi eBay, come pure la barruzza, il bar sound là. Niente, andiamo a fare le connessioni. A posto, ho fatto i collegamenti, sistemato i cavetti come stavano nei vari passafili, là, cosa appazzuttata qua. Comunque, in ogni caso, non è che ogni volta che non c'è l'audio è un problema di altoparlante, questi sono casi che capita pure questo, sono stato fortunato perché quando è una situazione del genere è chiaro che non conviene andare a mettere la cassa esterna, la bassa, un piccolino esterno, perché poi andare a avere un prodotto in più in giro non, a volte non è sempre molto conveniente, diventa anche un po' fastidioso. Quindi in questo caso vale più la pena andare a sostituire gli altoparlanti. Però poteva essere anche un problema di finale audio. Se era il finale audio la cosa si cominciava a complicare, perché chiaramente bisognava intervenire con il saldatore ad aria calda, quindi la cosa diventava molto più complessa, a parte anche procurare lo stesso integrato. Quando manca l'audio può essere, ripeto, un problema di finale audio, di preamplificazione del modulatore audio, addirittura un problema di memoria bloccata, che vi blocca l'audio, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, o addirittura pure un fatto meccanico, magari il commutatore cuffia altoparlante interno che magari vi interrompe la linea che va agli altoparlanti. Niente, chiaramente le prove che si possono fare sono quelle che ho detto, andare a mettere in uscita cuffia, una cassa esterna, o in mancanza magari mettete un'altra scarta per vedere un po' se si sente nel televisore. Va buono, comunque ho messo gli altoparlanti, chiudiamo tutto, vediamo un po' la situazione. Questi qua chiaramente adesso li ho incollati sul telaio, che non è che il fatto che è magnetico, a parte vabbè sono anche vincolati dal mobile, però è sempre meglio fissarli. Ecco qua, richiuso tutto, questa è la posizione degli altoparlanti, adesso posizionato all'interno del televisore. Diciamo, come vantaggio abbiamo un paio di vantaggi. Il primo vantaggio qual è? Che praticamente è qualitativamente superiore. La membrana più grande, per magnete esterne non dà fastidio al televisore, problemi di gomma non ce ne sono. L'importante è sempre rispettare sia l'impedenza che il wattaggio. Infatti questi qua, essendo di dimensioni ridotte con magnete cantante, hanno fatto la fine dei carciofi. La fine dei carciofi. Allora, l'altro vantaggio qual è? Che praticamente questo qua originale aveva il convogliatore sotto, visto che il cliente non ha più piede, appoggiava il televisore su un piano. Quindi praticamente veniva coperta l'uscita audio, perché era convogliato da questa uscita. Invece adesso esce dietro, quindi non ha nemmeno più questo problema. Ma boh, giriamo il televisore, vediamo un po' non come si vede, ma come si sente. Ecco qua, qua vediamo lo svantaggio di mettere gli altoparlanti originali, vedete? Praticamente appoggiandolo,
il convogliatore veniva tappato praticamente dal piano di appoggio. A posto, accendiamo, vediamo un po' la situazione. Ah, ecco qua, non vedi nemmeno il LED rosso. Lili non c'è, Lili sta su perché domani è carnevale, si stanno facendo, si fa la lasagna, tante di quelle cose. Indossate, e devo dire che la mia vita è cambiata in meglio. Ho legami più forti, posso lavorare meglio, sono più performante nel mio lavoro. Signori, facciamo un grande applauso, un ringraziamento a Proloco, i vigili urbani, gli organizzatori di questa manifestazione, il gruppo Pagano Costruzioni. Vai! A modo nostro pure abbiamo fatto qualcosa.